Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul, video di acquisti beauty, tanto per cambiare, no, in realtà era un po' che non compravo qualcosina, è tornata dalle ferie, non ho resistito e sono passata a DM. E la scusa è sempre che mi serve qualcosa e poi già che sono lì, insomma, mi do un'occhiata in giro. Non ho preso tantissime cose perché non avevo voglia di spendere, però qualcosina ho preso ed è tutto dentro. Hanno cambiato i sacchetti, tra l'altro sono un po' più bellini questi qui, però sono, non sono dell'umido, sono sacchetti di plastica normale, credo riciclata in realtà, però vabbè. Allora partiamo dalle cose prima meno interessanti, che sono generalmente, insomma, quelle della casa. Ho voluto riprendere uno di questi deodoranti qua per ambienti, questi qua da 60 centesimi, 50 e qualcosa, non ricordo precisamente, massimo 70 centesimi. Avevo preso una che era un'edizione limitata al gusto mirtillo, che era buonissima, e quindi questa qui vaniglia esotica mi ispirava e quindi insomma l'ho preso. Ci sta sempre il deodorante per ambienti. E ne ho preso un altro, in realtà questo per il bagno, che sto per terminare quello che ho ora, che è di quelli che sviti il tappo, si tira su e c'è una sorta di cotone all'interno che viene imbevuto del liquido profumato, quindi tirandolo su poi profuma, ma in realtà non profuma più niente quello che ho, quindi insomma è da sostituire. E appunto lo volevo sostituire con questo qui, non l'ho ancora provato, anche questo qua costava pochissimo, forse era questo che costava 50 centesimi, 60 al massimo, e questo forse 99 centesimi, in questo momento mi sfugge, però insomma comunque prezzi bassissimi, ecco. E niente, questo qua sempre frutta esotica mi ispirava. Poi cosa ho preso? Ho preso un kit. Questo è, ci ho pensato un attimino e poi alla fine ho deciso di prenderlo. È un kit di Dove, che in realtà ne ho sentito parlare, non probabilmente in questa profumazione, questo sinceramente non ricordo, però ne ho sentito parlare da Caterina. E diceva appunto che aveva provato sia lo scrub che la mousse, che erano in una confezione appunto insieme, e io non li avevo mai visti da nessuna parte, mai trovati da nessuna parte. Ne era rimasto uno scontato a 6 e qualcosa, 6,90 se non sbaglio, che per me sinceramente è un po' altino come prezzo, anche se sono due prodotti, perché le mousse, per esempio quelle di Dove, sì, costano un pochettino di più, ma quelle di Balea costano 2 euro al massimo, quindi già 7 euro che diviso 2 mi fa 3,50 euro, quindi mettiamo 3,50 euro per lo scrub e 3,50 euro per la mousse, non è pochissimo, ecco, non è un prezzo esagerato, però non è neanche pochissimo. Infatti all'inizio l'ho lasciata giù, ho fatto il mio giretto e alla fine sono tornata e l'ho presa, perché comunque era l'ultimo pezzo, non ne ho mai visto da nessuna parte, quindi solo per togliermi lo sfizio e poter provare sia una mousse che non ne ho mai provate proprio per il prezzo, e sia lo scrub che invece so che forse non esiste neppure in versione singola, ho detto vabbè, ascolta, dai, prendiamolo, ho risparmiato in vacanza, posso anche permettermi di acquistare questo con un prezzo comunque scontato. Lo scrub poi ha un bel barattolone, è alla noce di macadamia e riso. E riso cosa? Riso, boh. Semi di macadamia e latte di riso. E sono 225 ml, vabbè, non è a giga, ma non è neanche piccolissimo. È questo qui. E la mousse ha la stessa profumazione, le mousse sono già più facili da reperire, questa qua. Non è proprio una profumazione che mi ispira particolarmente, ma ripeto, era l'unico per cui non ho voluto lasciarmelo scappare. È una bella idea regalo anche, però vediamo, insomma, io in realtà appunto non li ho mai visti, per cui questo me lo tengo per me e se mi piace, poi in un futuro ne trovo altri, magari li riprenderò per fare qualche pensiero, qualche regalino. Comunque, preso.
Poi ho preso un bagno doccia, bagno schiuma, questi che non avevo mai visto nel barattolone così grosso, infatti è una limited edition. Io ho scelto, c'erano mi sembra due o tre versioni, non ricordo precisamente, mi sembra due. Io ho scelto questa qui al profumo di cocco e fiori di ibisco. La confezione è molto molto carina, il prezzo era bassissimo, mi sembra anche qua più o meno sui 90 centesimi. Per 500 ml, quindi forse il prezzo più basso per i bagnoschiumi di balea. No, forse c'era anche qualcos'altro, altre varianti di quelli famiglia che costavano molto poco. Vabbè, comunque è veramente un ottimo prezzo. Poi leggendo, io ho letto bagnoschiuma e ho preso, leggendo dietro, ho visto che c'è scritto aggiungere l'acqua in fase di riempimento della vasca, quindi non vorrei che fosse per il bagno, quindi proprio per fare il bagno nella vasca e non per la doccia, però comunque lava e pulisce lo stesso, quindi io lo utilizzerò in entrambe le maniere. Ho dei prodotti specifici che uso per il bagno, solo per fare il bagno, tipo i sali o altri bagnoschiuma specifici. Questo in realtà io l'avevo. Scusate se continuo a toccarmi i capelli, ma mi sembrano strani. Dal vivo non erano così, e poi dal video vedo delle robe strane. Vabbè. Dicevo, l'ho preso per lavarmi principalmente, poi leggendo così ho detto ah, osti, per il bagno, però in realtà credo che non ci sia una grande differenza, che si possa usare in entrambe le maniere, quindi quando lo aprirò, sicuramente non quest'estate ormai, lo metterò insomma in doccia, e quando vorrò usarlo per la doccia lo uso per la doccia, quando vorrò usarlo per fare il bagno è lì, insomma. Comunque il prezzo era ottimo, e visto che è un'edizione limitata, non ho voluto lasciarmelo scappare. Poi ho preso anche questa, sempre limited edition. Questo è sempre un bagnoschiuma, gel doccia al profumo di anguria. Non so come mai, ho un po' una fissa per i bagnoschiuma in questo periodo, per i gel doccia. Io di questa profumazione ho provato la maschera, appunto all'anguria, che devo dire non mi è dispiaciuta. Un profumo molto fresco, delicato, un effetto rinfrescante, idratante, niente di eccezionale, cioè non ho visto chissà quale migliorie della mia pelle in un utilizzo di una semplice maschera idratante, però sicuramente un bel gesto, una bella coccola per la mia pelle, mi è piaciuto utilizzare, il profumo era molto fresco e dolce, quindi mi è piaciuta. E quindi quando poi ho visto questa, che ha lo stesso proprio identico packaging, e ho visto appunto che era limited edition, anche se sono piena di bagno doccia, soprattutto di profumazioni estive, perché ne ho comprate una marea anche l'ultima volta, sempre al DM, tutte con profumazioni un po' così estive. Alla fine l'ho preso lo stesso, prezzo comunque molto basso, ora non ricordo, però 1-2 euro al massimo, ma forse meno. E quindi alla fine l'ho acquistato anche se non ne avevo appunto bisogno, e in realtà sono piena veramente di bagno doccia con profumazioni così esotiche, paradisiache, che mi sa che se voglio utilizzarle prettamente d'estate devo munirmi di qualcos'altro per l'inverno, perché sono tutte così. E vabbè, vediamo. Poi, vediamo un po' cosa ho preso. Vabbè, qua c'è lo scontrino. Vabbè. Ero convinta di aver ripreso della stessa linea anche la maschera, invece no, ne ho prese altre. Non mi ricordo i prezzi, però più o meno sono i soliti comunque. Una maschera viso, quella in crema mi sembra 79 centesimi, quella in tessuto 1,40 euro giù di lì, ecco. Ho preso questa che non avevo mai provato. E boh, non lo so come mai mi sono lasciata convincere da non so cosa, e ho deciso di prendere questa maschera per le labbra. È un genere di prodotto che non ho in casa, forse ne ho un paio di Sephora, un paio, una confezione di Sephora che mi era stata regalata e già anni fa, che non ho ancora utilizzato. Per il resto non ho provato molte maschere per le labbra, e quindi boh, l'ho vista e costava pochino. E quindi mi sono lasciata convincere, l'ho voluta acquistare per provarla, vedremo. Poi ho preso questa qui che è una limited edition, quindi ovviamente quando c'è di mezzo limited edition io mi faccio conquistare. Queste sono quelle da 79 centesimi o 49, ora mi sfugge comunque poco, e ha già diciamo le due dosi abbondanti per due applicazioni di questa maschera. Questa è al cactus. Non so di preciso a cosa serva, aspetti, aspetta,
aspettate che c'è scritto, idratante con acqua di cactus e aloe vera. Mi ispirava e quindi io le prendo tutte. E ho ripreso questa qui all'avocado in tessuto, avocado e miele, quindi è super super idratante. Questa sarà una di quelle che farò in autunno, o comunque in quella fase lì un po' di via di mezzo, di cambiamento della pelle finita l'estate. Ne ho già un'altra che non ho ancora utilizzato in realtà, ma ho sentito ottime recensioni e comunque mi piaceva. E quindi l'ho voluta prendere perché non la trovo sempre, non è sempre in linea e quindi già che questa volta c'era non le ho volute prendere perché poi mi dispiace un po' utilizzarle se ne ho soltanto una, invece se so che ho già la scorta e che ne ho una comunque ancora da utilizzare mi faccio meno problemi, ecco, quindi ho voluto prenderne un'altra in modo da andare col cuore leggero quando vorrò aprire la confezione e provarla. Assurdità però, è così. Poi, della stessa linea ho voluto prendere anche la mousse, questa qui detergente. Io adoro le mousse, in questo momento sto usando quella lime e mela di Alverde, però ho usato quella di Balea ai fiori d'arancio, era, sì, e basta per il momento, mi sembra, però comunque ho altre mousse, diciamo. Nelle scorte, però siccome anche questa sempre appunto linea avocado e miele non è uno di quei prodotti che vedo sempre, mi è capitato di vederlo una volta, due volte, poi non c'era più, poi dopo c'era, poi non c'era. Questa volta mi sono lasciata convincere visto che non l'ho presa le altre volte e l'ho acquistata. Questa siamo sui 2 euro e qualcosa, 2,99 euro al massimo, quindi comunque sotto i 3 euro per 150 ml di prodotto che comunque vi dura veramente una vita perché a me le mousse durano tantissimo. Ovviamente idratante. Poi ho voluto prendere questa maschera di Balea. Questa è una maschera un po' particolare perché praticamente ah no, non è vero, mi sono sbagliata. Stavo parlando di un'altra cosa invece, questa è una maschera effetto lifting con acido ialuronico rassodante. Uso applicare mattina e sera su viso, collo e décolleté, detersi, lasciare agire 10-15 minuti. Eliminare i residui della maschera con un dischetto di cotone. Allora, mi piace che il tempo di posa è limitato, mi piace il fatto che non devo sciacquare il viso, ma posso eliminare semplicemente con una salviettina i residui, quindi lasciare in posa ed eventualmente magari andarci pure a dormire volendo. E mi piace il fatto che abbia l'acido ialuronico, ecco. E quindi mi sono lasciata convincere e l'ho presa, il prezzo era veramente basso, non è grandissima, sono 50 ml, ma meglio, comunque equivale insomma un po' come le maschere, queste qui, qua ci sono dentro 16 ml per due applicazioni, è un po' come se fossero 5 bustine di questo, no? Ma forse anche in realtà di più se sono 5, perché sono 16. Comunque, insomma, ho voluto provarla, il prezzo veramente non mi ricordo, però la linea Beauty Effect mi piace. Allora, vediamo. 2,99 euro, secondo me ci può stare, insomma, per il prezzo. Poi ho preso quest'acqua spray, di queste ce ne sono diverse versioni, io l'ultima volta avevo preso quella all'anguria, se non sbaglio, c'è al cocco, però io ho già il Fix Plus, quello al cocco, quindi quella non l'ho presa, c'è la versione mi sembra normale, senza profumazione, se non sbaglio, e questa qui invece è al profumo di tè verde e gelsomino, quindi è una cosa molto delicata, molto primaverile, carina, insomma, non prettamente estiva, diciamo, anche se alla fine il prodotto è estivo perché lo uso prevalentemente d'estate, però insomma, mi piaceva, sono prodotti che mi piacciono. Il prezzo anche di questo contenuto, un euro qualcosa per 150 ml. Allora, mi è capitato di utilizzarle in diverse occasioni, soprattutto quando magari sono in giro. Non so, giornata in montagna, giornata al mare, o anche semplicemente in casa,
se vogliamo rinfrescarci o se sono in giardino, che sto magari facendo dei lavori e ho bisogno di rinfrescarmi, queste sono veramente una manna dal cielo, sono praticamente acqua fondamentalmente. Vediamo un attimino l'inci, infatti qua abbiamo acqua, glicerina, profumo, altre robe, sempre profumazioni, limonene, vabbè, sono tra l'altro allergeni, però vabbè, insomma niente di un inci che ha proprio veramente pochissimi ingredienti e quindi veramente semplice, il solo uso è quello appunto di andare a rinfrescare. Va bene anche se magari fate le maschere, quelle in argilla, e volete tenerle umide, ovviamente serve qualcosa, una sorta di acqua termale, qualcosa per andare appunto a ribagnare il tutto, e queste per esempio vanno benissimo anche per quello scopo. E quindi mi affascinano come prodotti, tutte le miste che si spruzzano sul viso, così mi piacciono e quindi l'ho presa. Non so se è una limited edition, però io sinceramente questa non l'avevo mai vista, e quindi comunque anche questo è un incentivo a dire dai prendiamo, che poi magari non la trovo più. Ovviamente non la userò quest'estate, ma neanche quella all'anguria, perché veramente ho la casa piena. E all'anguria era quell'altra, sì, mi sembra di sì. Ho lì ancora aperta quella di, come si chiama, di Sien. Per finire, ultimi due prodottini, sono due prodottini nuovi che ho acquistato semplicemente perché c'era il 30% di sconto su queste due linee, che sono Alma Flora e Bio Nova. Io non ho mai provato nulla di questi brand, non perché siano costosissimi, ma sicuramente sono tra i brand biologici che possiede il DM, che costicchiano forse un pochettino di più rispetto ad Alverde, rispetto magari a PH Bio, rispetto a Omia o ad altri brand bio veramente veramente low cost. Questi, ripeto, non hanno un prezzo eccessivo, però già magari una crema costa 12-10 euro, un contorno occhi sui 7, quindi non è il classico low cost che sta meno ai 5 euro come lo considero, diciamo, io. E per questo motivo non avevo mai preso nulla. Questa volta, visto che c'era il 30% di sconto, ne ho voluto approfittare e ho detto ma sì, dai, se devo provare qualcosa preferisco farlo ora che ho lo sconto del 30% e mi tolgo il pensiero, e insomma almeno due prodotti di questa linea li ho provati e vediamo poi come mi trovo. E però piuttosto che magari prenderli in un momento in cui non c'è sconto, ho preferito farlo ora, anche se assolutamente non mi servivano. E allora, di Alma Flora ho preso una crema gel viso, non mi interessava per niente, ma era tra prezzo e prodotto quella che mi ispirava un pochettino di più, purificante e idratante, ed è appunto una crema gel, quindi adatta alle pelli miste, adatta al periodo estivo, una crema dovrebbe essere bella fresca, leggera, appunto in gel, da usare anche prima del trucco, e appunto purificante e idratante, quindi ottimo. La confezione è fatta, non vorrei romperla, ma vabbè, è fatta così, quindi molto elegante, molto molto carina. È certificato vegan, certificato bio e certificato qualcos'altro, dov'è? Natural, quindi ha un sacco di certificazioni, ed è una crema che mi ispira parecchio, questa qua. Vedremo, insomma, poi quando la proverò vi farò sapere. Questa l'ho pagata, vediamo un po', dove sta scritto? Alma Flora, anziché 7,99, 2, no, cioè è stato lo sconto di 2,40 euro, quindi più o meno 5 euro circa. E quindi ho detto va sì, dai, ci può stare, comunque ricordiamoci, è un prodotto certificato. Questo invece di Bionova è un siero viso, dice siero viso, ma in realtà, come vedete scritto, è per occhi e labbra. Non ho mai provato un prodotto di questo tipo, quindi che faccia sia da contorno occhi che da contorno labbra. Io generalmente quello che metto sul contorno occhi, quando poi magari mi avanza un pochettino di prodotto, lo vado a picchiettare anche sul contorno labbra, ma un prodotto specifico che faccia entrambi non l'avevo mai provato. Questa è antietà, non sono vecchia, però comunque è meglio prevenire che curare.
Anche questo è certificato vegan e cosmetici biologici e anche natru. E insomma, vabbè, non vi sto a leggere tutto quello che c'è scritto: è almelograno e olio di argan e niente, appunto. Quindi è un contorno occhi sia per, appunto, sia per occhi che per labbra. Sono tra l'altro 30 ml, quindi un ottimo quantitativo perché di solito questi tipi di sieri sono più piccoli. All'interno c'è un campioncino di crema corpo fluida, questa qui, e la confezione così sembra quasi praticamente un siero viso più che un siero occhi. E effettivamente qua c'è scritto siero viso, quindi io credo che anche se si applica su tutto il viso poco, poco male, però visto che ne ho altri e questo è specificato viso e labbra, lo utilizzerò per quello. Ha un PAO di 12 mesi e il prezzo era un po' più elevato perché costava 10,90 euro. Ho avuto uno sconto di 3,27 euro, quindi anche questo l'ho pagato poi circa sui 3 euro e qualcosa, 4 euro. No, scusatemi, ho detto una cazzata. Sui 7 euro, 7-8 euro. Che però per un siero comunque ci può stare. Ripeto, non ne avevo bisogno e non so come siano. Mi sono lasciata incuriosire dal fatto che che erano in offerta. E nulla, quindi l'ho presi e speriamo, incrociamo le dita. Intanto ne ho approfittato, li ho pagati comunque meno e quindi sono contenta. Per oggi è tutto. Questi sono stati gli ultimi acquisti fatti al DM. Prossimamente vi devo girare altri video con altri acquisti un po' più vecchi in realtà, però non ho avuto tempo prima, e anche alcuni video di abbigliamento, di acquisti insomma di abbigliamento con saldi e non. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacione!